Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Tre nuove leggi approvate nell'ultima seduta del Consiglio regionale del 12 giugno. La prima norma, votata all'unanimità, introduce dalle prossime elezioni regionali la doppia preferenza di genere. Il nuovo sistema di voto prevede la possibilità di assegnare due preferenze nella stessa scheda elettorale, a patto che esse riguardino candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Non è casuale che questa legge arrivi con il governo di centrosinistra, tiene a sottolineare l'assessore Paolucci. L'approvazione della norma ha comunque raccolto favori da tutte le parti politiche, da Forza Italia al Movimento 5 Stelle. Un appello arriva anche dal consigliere Donato Di Matteo, che auspica un cambio di mentalità rispetto al ruolo della donna. L'Aula ha inoltre approvato la legge che intende tutelare le indennità di rischio dei medici di base, evitando la restituzione delle somme percepite dal 2006. Una questione che ha creato qualche tensione tra le opposizioni, dovuta al fatto che sul tema pende una procedura della Corte dei Conti. I proponenti Paolucci, Febbo e Sospiri confidano nel fatto che il nuovo governo nazionale si esprima favorevolmente al provvedimento. Infine è passata a maggioranza la legge che istituisce 700.000 euro quale fondo di rotazione a favore del consorzio di bonifica Centro, somme utili a sostenere l'aumento dei canoni idrici per l'agricoltura. L'emiciclo torna a disposizione dell'Assemblea legislativa e degli abruzzesi. La sede del Consiglio regionale, danneggiata dal sisma del 2009, verrà riconsegnata alla città dell'Aquila venerdì 22 giugno alle ore 16. Il consigliere Pietrucci annuncia l'aeroporto di Preturo inserito tra i poli regionali di protezione civile con Avezzano e Alanno. Il prossimo passo è farlo diventare base logistica nazionale. Domenico Pettinari visita il reparto di geriatria dell'ospedale di Pescara e afferma: situazione disastrosa tra sovraffollamento, mancanza di personale e chiusura del reparto di penne. Diga di Chiauci. Il consigliere Febbo dichiara: c'è poca acqua per l'irrigazione, mentre l'unica cosa che è riuscita ad aumentare il commissario Amicone sono i canoni irrigui. Leandro Bracco commenta i dati dell'Istituto Superiore di Sanità sulle Sini di Bussi. Il quadro che emerge appare devastante: aumento dei decessi del 5% tra il 2006 e il 2013. Il presidente di Pangrazio è soddisfatto per l'approvazione della deliberazione con la quale si dà attuazione alle misure di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate.